Iago, una sconfitta, però bisogna prenderla un po' con filosofia. Abbiamo trovato il rigorista. Sì, vabbè, al di là del rigore di oggi, siamo molto rammaricati perché comunque sul 2-2, come ho detto prima, tornare dal 2-0 in un campo così difficile come Cagliari non è da tutti. Eravamo ben messi in campo, purtroppo l'episodio ci ha girato contro, perciò siamo molto, molto rammaricati, ma comunque consapevoli che si è fatta una buona partita. Dov'è la cosa che sentite di aver sbagliato oggi sulla partita, cioè l'approccio oppure errori singoli? No, no, non sono qua sicuramente per giudicare gli errori della squadra. Penso, come ho detto prima, che si è fatta una buona gara contro una squadra di altissima qualità come il Cagliari, soprattutto davanti. Quindi, come ho detto prima, ripeto, siamo molto rammaricati, ma comunque consapevoli che siamo sulla strada giusta, perciò continuando così i punti, le vittorie sicuramente arriveranno. Lo sport, resto su questo punto perché al di là del rammarico, anche guardando la classifica, è quasi una sconfitta che vale doppio perché avete riuscito, no, a dare continuità di risultati, vi stavate riavvicinando anche a chi vi precede, ora tutte le altre diventano quasi uno scontro diretto per riagganciare il treno salvezza. Per noi, come ha detto lei, quando sei ultimo in classifica non ti puoi permettere di affrontare le partite con leggerezza, perciò tutte le partite per noi sono delle finali, le prepariamo così, le viviamo così soprattutto. Niente, adesso torneremo a Perugia, lavoreremo a testa bassa per preparare al massimo la partita contro il Venezia, che per noi in questo momento è la partita più importante della vita.